coppia. Allora, intanto va fatto i complimenti a tutti e due, perché oggi abbiamo visto la migliore salve della stagione e non era da poco, in condizioni difficilissime, con una situazione infortunati abbastanza delicata, alcuni giocatori sono andati in campo, avevano dei problemi fisici, dove non era facile, avete dato almeno una dignità al pubblico e credo a tutto l'ambiente. Quindi va detto che insomma avete fatto un ottimo lavoro e i risultati si sono visti in campo. Vai te, sarebbe. Vi dico a tutti e due come chi lavora per la Samb, chi lavora a San Benedetto sa che si lavora sempre sotto stress e quindi insomma ecco, diciamo che venivamo da una settimana complicata, da qualche giorno complicato. Noi oggi ragazzi dobbiamo solo, almeno da parte mia, penso anche da parte del Sante, ringraziarvi, perché noi ragazzi avevamo chiesto di mettere il cuore e io credo che insomma i ragazzi abbiano messo il cuore e si siano portati a casa un risultato per loro e questo è quanto. Poi vediamo insomma quello che succede e quant'altro, però oggi hanno dato una grande risposta e merito assolutamente totalmente dei ragazzi. Il primo quarto d'ora tremavano un po' le gambe. Ci poteva stare, ci poteva stare, ci poteva stare l'essere un po'. L'essere un po' contratti proprio per via di tutte le vicissitudini che ci sono state e fa parte del gioco. Incontravamo una squadra in salute, una squadra che veniva da risultati utili, importanti, noi in emergenza totale, quindi ripeto, io credo, Santi, insomma, noi abbiamo cercato di trasmettere un po' di serenità e anche insomma, un po' d'aggressività. E quindi complimenti ragazzi, per quanto mi riguarda complimenti ragazzi, complimenti a Sante, perché non è semplice, io qua sono cresciuto da bambino, so quali e quanti so, quante sono le pressioni e spesso a chi mi conosce, agli amici così, dico che la Samb è per tanti ma non per tutti, quindi onore oggi ai ragazzi, assolutamente a Sante che ha fatto tutto il resto. Sante, soprattutto si è vista più, diciamo, non ha detto qualcuno prima, una squadra di categoria. Sì, dai, la prima mezz'ora, come dicevamo prima, è figlia della settimana che abbiamo vissuto. Loro sono ragazzi, sono giovani, cioè loro sono i primi a soffrire di questa situazione e non riescono a dare forse quello che vorrebbero dare in campo. E poi dopo sono sbloccati, si è visto, ma si è visto anche altre partite, quando poi andiamo in vantaggio si vede tutta un'altra squadra perché gioca più serena, più tranquilla. Anche oggi eravamo in netta emergenza, però i ragazzi hanno dato veramente il cuore oggi, veramente, come dice Stefano, tutto il merito a loro perché hanno combattuto su ogni palla, ma si vedeva uno spirito già prima della partita, tra primo e secondo tempo, loro che si incoraggiavano tra di loro per voler vincere la partita. E noi abbiamo fatto il minimo indispensabile e tutto merito dei ragazzi. Ringrazio Stefano, ma lui mi sta dando una grossa mano perché è lui che mi dice come comportarsi nell'ambiente Samb. Poi dopo a livello tattico facciamo anche insieme, ma io ringrazio lui, non è lui che ringrazia me. Dove la vinta la partita la Samb, secondo te? Guarda, noi l'abbiamo detto in settimana proprio parlando della squadra e parlando pure della visita del fatto. Cioè sulle seconde pari, sull'aggressività. Ci siamo messi sul piano loro e siamo stati, io ho detto, chi vince più battaglie in mezzo a campo vince la partita. E oggi penso che la battaglia l'abbiamo vinta noi contro una grande squadra, hanno dimostrato di essere forti, di essere in salute. Noi dobbiamo essere questi, lottare su ogni pallone e ci toglieremo tante soddisfazioni. I ragazzi si toglieranno tante soddisfazioni. Mercoledì ovviamente ci sarà ancora la coppia Alfonsi Risi. Sì. Sembra di sì. Fino a mercoledì sembra di sì, abbiamo parlato col presidente. Cioè, per Natale. Per Natale, sì, dai. Però ripeto, ci godiamo il momento, ma sappiamo che non abbiamo fatto niente, ragazzi, abbiamo detto, cioè ci godiamo la giornata, la serata, ci mancherebbe, ci divertiamo. Poi basta, perché cose belle, poi cadute ne abbiamo fatte fin troppe, quindi non montiamoci la testa, non pensiamo all'Alto Casertano, la classifica, le cose, non ci possiamo permettere di pensare di essere superiori a un'altra squadra, punto. Però quindi... per l'Alto Casertano si recupera qualche giocatore?
Perdiamo Lulli per Squalipi. Perdiamo Lulli, poi... diciamo che domani mattina faremo la conta. Faremo la conta dei superstiti e niente. Già oggi eravamo in grande emergenza già oggi. E queste cose non vanno dimenticate, perché sennò sembra che tutto sia dovuto e non è così. Purtroppo dal primo, diciamo così, briefing fatto subito dopo la partita, potremmo avere anche qualche problemino che si è aggiunto, e quindi vediamo domani mattina. Domani mattina parleremo con Minucci e Minucci ci dirà, insomma, quale sarà la strategia. Però tutte e due vorrei fare una domanda, ma nell'eventualità, speriamo tutti che vada bene anche mercoledì, voi ve la sentireste di prendere in mano questa situazione tecnica della Samp e dare oltre mercoledì? Volevi dire questa patata bollente, volevi dire? Voglio dire, alla fine, perché no, noi speriamo che alla fine il risultato ci premi pure mercoledì, perché non pensare a voi magari per una scelta definitiva? Cioè, però al di là di tutto è chiaro che la scelta è della società, ma in quel vostro ve la sentite, insomma, di andare avanti? Vediamo. Non ce l'avete vediamo. Detto, io non ce l'ho, io sinceramente per quanto mi riguarda non ci penso. Cioè, io oggettivamente la società ci ha chiesto di dare una mano, penso che stiamo cercando di fare il meglio di quello che possiamo. E cerchiamo di farlo fino a mercoledì, poi c'è bisogno un po' di ragionare, di pensare un attimo a sangue freddo e per poi ripartire. Vedo, io sono uscito dal mio recinto, ecco. Stavo sempre, diciamo, mai in prima linea, cioè forse la prima volta che parli allo Samp. Sì, sì, io preferisco lavorare che non apparire. Il conto è come, insomma, e anche in passato, voglio dire, il tuo suggerimento, il tuo consiglio, con qualsiasi staff tecnico, il tuo parere è sempre contato. Cioè, tu comunque hai fatto sempre un lavoro scuro per il bene della Sammettese. Sì. Cioè, forse magari non tutti lo sanno, però, nel senso... voglio dire, tu sei sempre disposto a metterci la faccia. Sì, questo, nei momenti difficili, quindi quando, questo te ne va dato quando, atto. Quando cresci, quando cresci qui, quando cresci con questa tifoseria, devi fare così e devi rispettare una tifoseria che è delusa, devi rispettare una tifoseria che ha fame e quindi niente, io con gli staff che sono passati, sono loro anche un po' che hanno cercato me, però ripeto, cioè, sto nel mio, so bene qual è il mio posto, quello che devo fare. Oggi Knoflach ha fatto una grande parata, lascio pure che è preso lì dal momento, però mi sembra che abbia fatto veramente un grosso intervento il secondo tempo sulla sua destra e quindi insomma quello lì è il mio lavoro. Poi vediamo, vediamo, dai, stiamo tutti sereni, almeno io sto sereno, penso Santa sia sereno. Il presidente però... è sereno, visto che ci avete parlato, perché non, per tanti motivi non ci parliamo, si è squalificato. Anche perché è squalificato. Okay. Esatto, è sereno il presidente. Il presidente, c'è anche una saluta al ristorante, il presidente, che ha tranquillizzato la squadra prima della partita, è venuto, cioè, sereno. Noi, io sinceramente... non devo parlare bene del presidente perché adesso mi hanno fatto allenare la Samp, perché sembra pure antipatica questa cosa qua, però io da quest'anno parlo adesso da allenatore della Juniors, è il primo anno che il presidente ci mette la faccia. Ogni volta che io stavo in tribuna a vedere la partita lui mi chiedeva come va, i ragazzi stanno bene, gli manca qualcosa, abbiamo comprato tutto il materiale per fare allenamento, abbiamo un campo per fare allenamento per la Juniors, cosa che gli altri anni non avevamo. Poi ci sono state altre problematiche a livello di prima squadra, però io non mi sento di poter dire niente di male. Poi purtroppo questo è un treno e quella che la cabina che tira davanti è la prima squadra. Andando male la prima squadra sembra che la Samp sia totalmente un macello. Purtroppo non è così, purtroppo i risultati dicono il contrario. In sostanza la domanda di Luca di prima era
se ve lo propongono, voi avete paura di accettare o no? No, no, paura no. Questo. No, paura no. Però insomma, diciamo così, non. Me la sentireste? Sentirsela. Il discorso non è sentirsela. Quest'anno per tante vicissitudini, io ho vissuto, insomma, a volte qua c'è la problematica che c'è un po' la memoria corta, cioè se c'è tutta questa situazione qui, insomma, c'è un responsabile, un nome, un cognome, una capigliatura particolare, e quindi no, perché sennò poi ci si dimentica e sembra sempre che poi chi arriva è ma, cioè qua sono stati fatti dei danni all'immagine della Samba, sono stati fatti dei danni, è stata presa in giro una città, è stata presa in giro una tifoseria. Questa roba qua va ricordata, perché sennò ci si dimentica e allora poi si pensa che uno indossa la maglia della Samba, va in campo e vince. Non funziona così, non è così, perché in questa categoria qua, ma anche in Serie C, chi viene qui a giocare in questo stadio, chi incontra la Samba, 9 volte su 10 fa la partita della vita, ok? Però sono delle cose che non vanno dimenticate, cioè tutta questa situazione qui, ok? C'era poi l'opportunità per chi avesse voluto, se non di me, poi c'è stata un'asta, cioè c'era gente che voleva prendere la Samba, perché poi tutti si riempiono la bocca con la Samba, ma lavorare nella Samba, tirare avanti la Samba, non è una roba... Io a 13 anni stavo in curva, ho fatto tutto qua, ho vissuto tante situazioni belle, certamente ci stanno dei picchi di gioia che sono altissimi ma durano pochissimo. Ma è indimenticato. La gioia fa così, poi scende e va, ma è va giù. Indimenticato. Però, ripeto, cioè, siamo partiti tardissimo, mille scuse, adesso siamo qua, noi cerchiamo di fare il massimo di quello che è nelle nostre possibilità fino a mercoledì. Poi vediamo, insomma, cioè, ho fatto calcio tanti anni, vediamo quello che succede, non mettiamo i carri davanti ai buoi, no? Come si dice, siamo calmi, sereni, perché già quest'anno più volte magari sono state vinte delle partite, a volte giocando bene, a volte mettendo carattere e altro, ma non c'è stata mai la continuità. Quindi insomma io prima di pensare a quello che è voglio... Insomma... Senti, comunque hai dato una bella stoccata, insomma, quando tu hai detto sono stati fatti dei danni alla Samba e presi in giro la piazza... Ma se vogliamo, cioè se c'è da... Io penso di non aver detto cose, poi insomma mi sembra che voi siete più bravi di me, cioè io non sono né tanto social né tanto cose, no, mi sembra, non so, qualcuno che doveva fare video, che diceva delle verità... Non mi è sembrato, insomma, noi siamo qua in questa situazione, non vi dimenticate la storia del campo, io l'ho vissuto tutte, e l'ho vissuto tutte sulla mia pelle insieme ad altri ragazzi che quest'estate eravamo ripartiti insieme, queste cose qua vanno ricordate, perché sennò qua tutti parlano della Samba, però tutti hanno sempre voglia di parlare male della Samba, no, calma, perché la Samba ha subito un danno enorme. La città di San Benedetto ha subito un danno enorme e non è stata, secondo me, sta proprietà, io non lo so, cioè io so chi è stato, voi sapete chi è stato, ogni tanto va ricordato anche questo. Poi gli errori si fanno, gli errori li fanno tutti, ragazzi, cioè gli errori li fanno i giornalisti a volte, ok? Gli errori li fanno i tecnici, li fanno i preparatori, ci sta. Però non, insomma, non ci dimentichiamo che tutta sta maradamma qua di andare a giocare in campi dove no, voi sottolineate, no? Andiamo a giocare lì, in quel campetto, quelle cose così. Un responsabile c'è di questa situazione, ecco. Chiaro. Perché mister Alfonsi, lei 3 anni fa prese il Porto Rasco in una situazione peggiore di questa, dall'ultimo posto, e la portò al secondo, se non mi sbaglio. Il paragone sì. Potrebbe stare, sempre tornando al discorso, se... Paragone ci sta, ma non è fattibile con questa, con la Samba. Cioè, magari fosse, però non è fattibile arrivare secondo. Penso non è per la classifica. Non lo so, per la classifica, per tante cose. Però adesso l'importante è salvare la squadra il più possibile e rilassare tutto quanto. Adesso è importante fare risultati, inanellare un altro risultato utile martedì, poi fare le feste, poi vediamo quello che succede con la società. Ma non è paragonabile la situazione Porto d'Ascoli alla situazione Samba.
Samba è un mondo a sé, è un mondo a sé che per carità va benissimo, ma saremmo tutti felici se la Samba potesse tornare più in alto possibile. Però è un altro campionato, è l'eccellenza, lì era l'eccellenza, qui è la Serie B, e vediamo. Visi non è d'accordo perché lui l'ha vissuto una cavalcata vincente. No, pensiamo, insomma, dai. Io per più o meno la situazione era quella. No, ma adesso cioè, è bello passare dal baratro, poi adesso pensare, già abbiamo vinto abbiamo fatto niente, ragazzi. Mercoledì andiamo giù, è roba che facciamo il solito capitombolo e ricominciamo da capo, non siamo più buoni noi, quindi lasciamo. No, io quello che è importante è che si metta sì, quello lo speriamo. Mi auguro la cosa poi per il concreto, perché poi non dimentichiamo mai che gli attori principali sono i ragazzi che vanno dentro, ok? E oggi e domani mattina sappiamo già che la punta sarà molto ristretta. Sarà punta lunga e squadra ristretta. La squadra che ha giocato, diciamo, con una squadra Serie D, effettivamente c'è stato un centravanti che proteggeva palla e di Domenico Antonio che creava. Sì, perché le squadre in Serie D giocano. Sì, ma tanto noi non possiamo permetterci fare calcio spettacolo in Serie D. Lo so. Cioè non si deve fare. No, cioè... perché la Samba ha pagato il fatto che spesso teneva palla, attaccava, sì. Monte Giorgio, primo tiro, prima azione. Anche loro oggi, siamo stati, anche fortuna, anche loro primo tempo hanno fatto un paio di tiri, è andata fuori, roba che ti mette la palla in croce, stai 1-0 per loro. Così, calcio, cioè, un attaccante che tiene palla e uno che crea. E gli altri che corrono. Gli altri che corrono e che combattono. Che devono correre e che combattono, sì, sicuramente. Vediamo, noi oggi siamo contenti. Se non ci rivediamo a Natale, auguri. Tanti auguri. Noi ci rivediamo prima. E poi fatemi sapere se mi denunciano per la capigliatura.